Quella che stai guardando è la formula più importante di tutta l'analisi ed è il teorema fondamentale del calcolo integrale a più dimensioni. Sicuramente già conosci il caso a una variabile, ma questo, come anche altri teoremi di analisi, sono solo un caso particolare di un unico concetto. La variazione totale di un fenomeno all'esterno è uguale alla somma delle sue piccole variazioni all'interno. Questo è un enunciato molto informale di quello che si chiama teorema di Stokes. Ma spieghiamo cosa vuol dire nelle prime tre dimensioni. Partiamo dal caso a una variabile, dove il fenomeno viene rappresentato da un campo scalare, cioè da una funzione che va da R a R. In quel caso, la somma di tutte le infinitesime variazioni di quel fenomeno, ovvero dei differenziali, costituiscono proprio la somma di tutti i prodotti fra la derivata e dx, la variabile da cui dipende il fenomeno. Ma questo produce un'integrale che, come sappiamo, è pari alla differenza dei valori della funzione tra b e a, ovvero la variazione del fenomeno tra gli estremi del dominio. Ma espandiamo il nostro dominio al caso a due dimensioni, dove abbiamo un campo vettoriale che va da R2 a R2, il cui fenomeno che rappresenta è spesso il lavoro, cioè l'energia che ci vuole per spostare un corpo lungo una certa traiettoria. Anche qui effettivamente vale il teorema di Stokes. Perché se considero tante piccole traiettorie poste attaccate fra di loro, il lavoro totale sulle traiettorie comuni si annullano perché vengono percorse in versi opposti. E quindi sopravvive unicamente il lavoro calcolato sui lati non comuni, ovvero sul bordo del nostro dominio. Questo generalmente viene esteso per un sistema di infiniti rettangolini e la somma di tutti i piccoli lavori su questi lati comuni sarà uguale al lavoro sulla curva chiusa creata proprio da quegli infiniti lati non comuni. Questo è il teorema di Gauss-Green, che è il teorema fondamentale del calcolo integrale in due dimensioni. Apparentemente non stiamo dicendo nulla di pratico, ma cerchiamo di capire la bellezza di questa cosa. Siccome noi sappiamo scrivere in modo operativo quella infinitesima variazione, e abbiamo imparato a farlo proprio nel video precedente, quando abbiamo dimostrato la formula del rotore, diventa paradossalmente molto più facile calcolare la somma di tutte quelle infinite variazioni perché diventerà l'integrale doppio del rotore del campo vettoriale. E al contrario del caso a una variabile, dove il teorema di Stokes viene usato per trovare la variazione media della funzione all'interno del dominio con la variazione agli estremi, qui invece si fa l'integrale doppio del rotore per trovare il lavoro sul bordo del nostro dominio, sulla traiettoria che un corpo fa in virtù di quel campo di forze. Nel caso a tre variabili il discorso è lo stesso, ma stavolta il fenomeno da studiare è il flusso di un campo vettoriale, che va da R3 a R3 e che colpisce una superficie tridimensionale. In quel caso la somma di tutte le piccole variazioni dei flussi su un sistema di cubetti posti attaccati fra di loro è pari solo alla somma dei flussi sulle facce non comuni, dove non ci sono vettori superficie uguali e opposti, che quindi annullano il flusso. E se estendiamo il discorso a una somma di tantissimi infiniti cubetti, otteniamo ancora una volta che il flusso totale sulla superficie che circonda questo sistema di cubi, composta dalle facce non comuni, è pari alla somma di tutti i piccoli flussi sulle facce interne a quella superficie. Questo è il teorema della divergenza, che altri non è che il teorema fondamentale del calcolo integrale a tre dimensioni. Ma anche qui, paradossalmente, è molto più semplice calcolare la somma di tutte quelle piccole variazioni interne al dominio, perché come abbiamo visto in un altro video, questa sarà data da una stupidissima somma di derivate parziali. E facendo l'integrale triplo di questa somma, della divergenza in pratica, troverò il flusso totale sulla superficie chiusa, ovvero come varia il mio campo agli estremi del mio dominio. Come vedi, il teorema di Stokes è così potente che i suoi semplici casi particolari sono le fondamenta di tutta la matematica moderna. Come imparare a usare queste fondamenta, però, e come applicarle negli esercizi di analisi 1 o 2? Se vuoi una risposta, dai un'occhiata al mio corso Visualizza e Conquista. Il primo corso in Italia creato col rivoluzionario software di apprendimento matematico Manim, lo stesso che ho usato per creare le animazioni di questo video. Pensa come sarebbe imparare con strumenti visivi così potenti, finalizzati a farti avere una comprensione della materia chiara, visiva e dinamica. Nel corso troverai tutto quello che ti serve per avere una preparazione che i tuoi colleghi si sognano soltanto,
attraverso animazioni, schede di esercizi con soluzioni, formulari e coupon per avere gratuitamente altri 4 corsi di analisi 1, per un ripasso veloce e funzionale su tutti gli argomenti che ritieni più difficili senza spendere un euro in più.